illustrare dal punto di vista tecnico l'intervento che si sta effettuando sul territorio di Foccolo e sono state applicate sul muro, così che possiate vederle tutte, le due costruzioni più significative che sono la stazione di Valle e la stazione di Monte di questo impianto, che ricordiamo essere un impianto che già ha esercito presso il compressore del Trentino a Corvara, già abbiamo provato con il Lagoe, quindi un impianto usato, o meglio ricondizionato, riposizionato come è ammesso dalle normative ministeriali vigenti, ed è una grande opportunità per stazioni che magari non hanno una potenza economica come quella del Trentino per riuscire a dotarsi di impianti tecnologicamente avanzati come è una telecabina di agganciamento automatico. Senza entrare troppo nei particolari tecnici che possono essere noiosi, velocemente è una telecabina a morsamento automatico, quindi di quelle che prevedono il rallentamento delle vetture in stazione per un facile accesso sia a bambini, sia a persone, pedoni, sia a utenza, e che trasporterà direttamente dal piazzale di partenza dove sono anche le biglietterie fino al Montebello, al rifugio Montebello, posizione leggermente defilata rispetto al rifugio attuale. La stazione motrice è posizionata a monte, quindi le parti delle componenti meccaniche più importanti, più pesanti, sono posizionate qua sulla stazione di monte. Questo aspetto, unito al fatto che la stazione di monte si trova una quota elevata nella scaletta dei lavori e della progettazione, ha fatto sì che, come scelta cantieristica, il grosso delle forze adesso si siano concentrate alla stazione di monte, in modo che si possa essere terminata con condizioni, spero, climatiche ancora favorevoli che si mostreranno anche in novembre, per possa permettere di trasportare questi componenti più pesanti prima che arrivi il ghiaccio o la neve sulle strade. Consta di 18 sostegni sposti lungo il tracciato e intersecherà la seggiovia Montebello più o meno a metà del suo percorso. Questo significa che ci sarà un momento in cui bisognerà, per far partire, diciamo, questa telecabina, visto che c'è un incrocio sovrappasso che tecnicamente è un po' delicato da gestire, il fatto che nel momento in cui entrerà in esercizio la telecabina, la seggiovia del Montebello dovrà in qualche modo essere fermata per realizzare questo servizio incrociato simultaneo. Sempre per il fatto dell'avanzata stagione in cui ci troviamo e sulla base anche di questo progetto che prevede anche delle strutture particolarmente studiate dai progettisti della Graffa, che è un costruttore funivario, quest'anno cercheremo di garantire ovviamente la funzionalità dell'impianto funivario, posticipando alla primavera avanzata o l'estate prossima quelle strutture che sono, diciamo, a corollario, che potrebbe essere il magazzino fine verso la stazione di Valle, visto che alcune coperture della stazione che, appunto, visto la stagione avanzata, non saremo probabilmente in grado di garantire la loro competenza per questa stagione. Per cui l'obiettivo è garantire la partenza dell'impianto funivario e l'esercizio, il completamento delle strutture accessorie poi nella prossima primavera, o appena possibile, appena il tempo ce lo permette.